Buona domenica! Oltre a specchio, spazzola, fazzoletti e rossetto, nella borsa di una donna dovrebbero trovare spazi fondamentali dell'automedicazione. Un antinfiammatorio, un antiacido, magari un sedativo, sicuramente i probiotici, oltre all'immancabile bottiglietta d'acqua. Stando infatti a un'indagine promossa da AssoSalute, il 70% delle donne italiane fa i conti almeno due volte al mese con un disturbo fra mal di testa o problemi a stomaco intestino, ansia e stress, sindrome premestruale e dolori da ciclo. Oggi noi donne siamo sempre di corsa, divise fra lavoro, famiglia, vita sociale e dunque la nostra salute è spesso soggetta agli sbalzi di un delicato equilibrio psicofisico. Capita perciò che i fastidiosi sintomi di un lieve problema, di un lieve disturbo, se non correttamente trattati, causino disagio interferendo con la nostra vita quotidiana. Quindi è importante imparare ad ascoltare il proprio corpo per riconoscere questi sintomi ed affrontare responsabilmente. Ma quali sono gli acciacchi femminili più frequenti? Uno è il mal di testa, che dalla pubertà in poi colpisce le donne tre volte più degli uomini. In questo caso gli antinfiammatori non steroidei, i FANS, possono alleviare il fastidio. Particolarmente fastidiosi sono poi gli disturbi intimi, bruciori e prurito, vaginiti e candidosi. Per contrastarli è bene indossare biancheria di cotone, utilizzare detergenti delicati a base di composti antibatterici e antifungini e prodotti antimicotici e antisettici, creme, ovoli o lavande nei casi più acuti. Importantissimo è potenziare la flora batterica naturale a tutti i livelli, intestinale e vaginale, con i probiotici, utili per creare una barriera protettiva verso le più comuni infezioni. Un altro problema piuttosto comune per le donne molto impegnate dei giorni nostri sono i disturbi da stress, quali insonnia, tensione muscolare, herpes. Il consiglio è quello di ricorrere a sedativi leggeri per favorire il riposo, come la passiflora, la melatonina, la valeriana, e antivirali a uso topico quando compare l'herpes labiale. Inoltre, antinfiammatori non steroidei contro la tensione muscolare. Naturalmente, altra buona abitudine è quella di ritagliarsi spazi e tempi per prendersi cura di sé. E non meno fastidiosi sono i disturbi gastrointestinali, cattiva digestione, bruciore di stomaco, stipsi, diarrea. Le donne sono in generale più predisposte a soffrire di questi problemi. Buona norma è cercare di seguire una dieta equilibrata che garantisca all'organismo il corretto apporto di tutti i nutrienti, soprattutto vitamine e fibre. Ma quando i disturbi a livello di stomaco e intestino diventano particolarmente fastidiosi, per alleviare i sintomi si può far ricorso a lassativi e antidiarroici, enzimi digestivi, farmaci procinetici e antiacidi. E anche in questo caso molto importanti sono i probiotici, proprio per riportare il microbiota intestinale in una condizione di eubiosi e quindi preservare o ripristinare una buona funzionalità dell'intestino. Un altro problema ben noto è quello legato al ciclo mestruale, quindi la sindrome premestruale, veri e propri dolori da ciclo identificati con il nome di dismenorrea. Si tratta di crampi di origine uterina che possono colpire la donna durante le mestruazioni, processo attraverso il quale l'organismo espelle la parete uterina, ovvero l'endometrio, che è stato preparato per accogliere un eventuale uovo fecondato. Sicuramente i fattori psichici condizionano intensità e durata dei sintomi, ma la causa principale del dolore si deve al fatto che l'endometrio, specie durante il periodo mestruale, produce notevoli quantità di prostaglandine, che in concentrazioni elevate generano delle contrazioni uterine rilevanti che possono causare in maniera più o meno significativa ed intensa dolore al basso ventre. E spesso poi ci sono tutta una serie di disturbi correlati che durante il ciclo si acutizzano, come i crampi addominali, i irrigidimenti muscolari lombari, contrazioni uterine e mal di testa. Come possiamo intervenire per alleviare questi sintomi? Premettendo che un adeguato riposo, una giusta dieta e il regolare esercizio fisico sono fattori che possono contribuire a tenere sotto controllo i dolori mestruali, nei casi che lo richiedono, il dolore tipico della dismenorrea può essere trattato utilizzando farmaci antinfiammatori non steroidei, i cosiddetti FAMS, per via orale e fra i principi attivi più comunemente impiegati in questo senso ritroviamo senza ombra di dubbio l'ibuprofene e il naproxene.
Esistono poi tutta una serie di rimedi naturali per contrastare i dolori del ciclo, alcuni dei quali sfruttano le piante dotate di proprietà antispasmodiche, e tra queste citiamo camomilla e calendula. La camomilla è una delle piante tradizionalmente più conosciute ed usate come rimedio naturale delle mestruazioni dolorose, oltre che antinfiammatorio, appunto per l'azione spasmolitica sulla muscolatura liscia dell'utero. La calendula aumenta le mestruazioni scarse e diminuisce quelle abbondanti ed ha un'azione antispasmodica sui dolori mestruali e addominali. Altri rimedi invece agiscono come riequilibranti del sistema ormonale femminile. Tra questi rimedi citiamo per esempio l'achillea, che è anche indicata per tutti quei sintomi connessi alla fase premestruale associati a nervosismo, irritabilità, sbalzi d'umore, debolezza e stanchezza. Citiamo infine la salvia, le cui foglie esercitano un'azione in grado di regolarizzare il flusso mestruale e attenuare eventuali manifestazioni dolorose. La sua azione ormonale di tipo estrogenico è utile anche per contrastare disturbi della menopausa. Non dimentichiamoci di quanto sia importante avere una buona idratazione, sempre e soprattutto nelle diverse situazioni critiche di cui vi abbiamo appena parlato. Durante i giorni del ciclo mestruale, per esempio, il grado di concentrazione di estrogeni e progesterone è più basso del normale e quindi il corpo è più propenso a trattenere liquidi, provocando gonfiore e ritenzione idrica, specie su glutei, cosce e fianchi. E tale meccanismo porta anche ad un aumento, ad un incremento del peso corporeo che a partire da 10 giorni prima dell'arrivo delle mestruazioni può aumentare, pensate, anche del 4%, proprio a causa dei liquidi. Una corretta idratazione è quindi fondamentale perché facilita il drenaggio smaltendo il gonfiore. Soprattutto durante il periodo mestruale è consigliabile pertanto bere molto e, se possibile, acque ad alto contenuto di bicarbonati e calcio, che permettono un'equilibrata eliminazione dei liquidi senza scompensare il bilancio corporeo dei minerali. Si consiglia anche di implementare nella dieta quotidiana cibi ricchi di fibre ad alto contenuto di acqua, evitare il consumo eccessivo di sale e consumare meno carboidrati. L'azione dell'acqua inoltre contribuisce ad alleviare gli eventuali dolori che caratterizzano questa fase, quali ad esempio mal di testa, affaticamento, nausea, dolore al seno, crampi addominali, ma anche mal di schiena, stitichezza e sonnolenza. Possiamo quindi affermare che l'acqua per noi donne può essere davvero un ottimo alleato. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero questo video sia stato di vostro interesse. Vi ricordo che ci trovate in farmacia e tutti i giorni, da lunedì al sabato, in orario continuato, dalle 8 alle 20, orario che seguono anche tutti i nostri servizi, primo fra tutti il servizio Bottasso Express, servizio di consegna gratuita a domicilio. Io vi auguro un buon proseguimento di domenica e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie e ciao!